Sono Federica Armiraglio, la responsabile del progetto Luoghi del Cuore del SAI. È nata un po' come, vieni a vedere che cosa è stato realizzato con il nostro piccolo contributo che abbiamo stanziato appunto come progetto Luoghi del Cuore, che è questo grande progetto nazionale del SAI che ogni 2 anni permette ai cittadini di dire quali sono i luoghi che vorrebbero vedere protetti, salvati. E questo progetto sul Borgo di Bellissimi ci era piaciuto particolarmente, anche perché c'era il luogo Bellissimi del cuore, ma anche una tradizione, quindi un non luogo, quello delle mongolfiere di carta. Io sono Giovanna Marzuoli e sono la presidente dell'associazione Amici di Bellissimi. Bellissimi ci sta veramente nel cuore, perché come tanti paesi dell'entroterra rischiano di essere dimenticati dall'amministrazione. Sono Roberta Centocroce, presidente SAI Liguria. La cosa che entusiasma è vedere che il progetto del SAI di coinvolgere le persone a segnalare i beni che amano, poi ha un seguito grandissimo. Vi faremo vedere quello che è stato realizzato e spieghiamo poi meglio cosa e come, e con il contributo del FAI, proprio perché Bellissimi è stato segnalato come luogo del cuore nel 2014. Ciao, io sono Marta Cicala e sono rappresentante del gruppo FAI Giovani della provincia di Imperia. Maria, Paola, Valentina, Margherita. Sono Dario, sono uno dei partecipanti di questa iniziativa del FAI. Devo dire che l'ho trovata estremamente interessante. Abbiamo conosciuto uno scorcio della nostra terra di Ponente, Liguri di Ponente, estremamente affascinante, con natura e paesi tipici. Mi chiamo Braco Francesco, sono vicepresidente dell'associazione Amici di Bellissimi e insieme col Balonné, perché si chiama Balonné? Balonné è il costruttore delle mongolfiere di carta Renzo Ringo. Le mongolfiere qui a Bellissimi è una tradizione antica e noi in questi anni che abbiamo ripreso a costruirle, abbiamo cercato i nuovi materiali di cui si chiama cartene adesso e abbiamo cercato di eliminare tutti i pericoli che avevano le mongolfiere di carta. Sono Paolo Bracco, abito qua a Bellissimi e Renzo sta cercando di passare a me questa incombenza che è un po' anche un peso, perché non, è una responsabilità alla fine. Il lancio delle mongolfiere qui a Bellissimi viene fatto tutti gli anni la prima domenica di settembre.